Predestinato in Olanda, biglietto da visita per l'Italia. Mohamed Yattaren, trequartista della Juventus, nelle 5 curiosità di Juventus News 24. PSV sulle orme di Afellay. Yattaren nasce a Utrecht nel 2002 ed è nel PSV che si mette in luce, dalle giovanili fino alla prima squadra. Le attenzioni sono tutte su di lui, considerato il miglior giovane del vivaio del club olandese. Perché Afellay? Il motivo è semplice. Il suo soprannome è Ibi, vezzeggiativo utilizzato per richiamare alla somiglianza in campo con Ibrahim Afellay, appunto. Predestinato in patria. Il 26 gennaio 2019, a soli 16 anni, Yattaren fa il suo debutto in prima squadra contro il Groningen. Tutti iniziano a conoscerlo, ma lui fa molto di più. A soli 17 anni segna il suo primo gol in Eredivisie, rubando il primato di precocità che apparteneva a un certo Ronaldo il fenomeno. Mica male, no? Lançamento para Ronaldo, atenção! Pode ser agora, Ronaldo chutou! Gol! Yattaren! Schitterende gol! Schitterende doelpunt van Mohamed Yattaren! Osservato speciale. Nel 2019 anche l'UEFA si accorge delle sue qualità. Viene inserito infatti nella lista dei 50 giovani più promettenti d'Europa. Riconoscimento su riconoscimento che amplia i riflettori sul trequartista. Rebus nazionale. Yattaren, come detto, nasce in Olanda, ma possiede anche la cittadinanza marocchina. La scelta sulla nazionale da rappresentare ricade su quella orange, con l'allora allenatore Ronald Koeman che si presenta in prima persona ad Eindhoven per convincere il classe 2002 a scegliere la selezione olandese. Juventus rimandata. L'ultimo giorno della sessione estiva 2021, la Juventus ufficializza l'acquisto di Yattaren dal PSV Eindhoven. L'appuntamento con i colori bianconeri viene soltanto rimandato, perché dopo il suo arrivo in Italia, Yattaren viene subito girato in prestito alla Sampdoria per iniziare a farsi le ossa ed entrare a piccoli passi nel campionato di Serie A. Mohamed Yattaren, dribbling, gol e tiro sopraffino. Diteci con un commento cosa ne pensate del trequartista classe 2002 e iscrivetevi al canale.